qui a Bologna per protestare contro i licenziamenti indiscriminati che sono in atto all'interno dei magazzini in cui sono presenti ADL Cobas, Sicobas e Cobas del lavoro privato. Ieri eravamo a Padova per bloccare l'interporto perché due lavoratori sono stati messi alla porta dalla Despar per il semplice fatto di aver preso la tessera dell'ADL ed altri hanno in questo momento provvedimenti disciplinari che vorrebbero intimorire i lavoratori per non prendere la tessera di un sindacato che invece li difende e prende le loro parti. Oggi siamo qui a Bologna invece per sostenere i lavoratori e compagni della Granarolo che da mesi sono in lotta contro un'azienda che li sfrutta e poi quando non servono più li mette alla porta per il semplice fatto di aver reclamato la piena applicazione del contratto nazionale e un trattamento dignitoso sul posto di lavoro. Ma siamo qui anche con i ragazzi lavoratori di Cesena, dell'Artoni, perché all'interno del magazzino uno di loro, Daniele, è stato licenziato anche qui in questo caso per il semplice fatto di aver preso la tessera di un sindacato che sta dalla parte dei lavoratori. E allora noi oggi scendiamo in piazza qui a Bologna per chiedere il ritiro di questi licenziamenti e il reintegro dei lavoratori sul loro posto di lavoro. E siamo qui per chiedere democrazia sindacale, perché i sindacati che difendono i lavoratori hanno tutto il diritto di essere ascoltati e di far sentire le richieste che portano. E siamo qui per chiedere la piena applicazione del contratto collettivo nazionale all'interno dei magazzini della logistica. Anzi, di più, rilanciamo, vogliamo un miglioramento di questo contratto, perché non è possibile lavorare in condizioni schiavistiche all'interno dei magazzini per pochi soldi al mese. Oggi qui a Bologna, ieri a Padova, domani dove ce ne sarà bisogno, non ci fermerà la pioggia, non ci fermeranno i licenziamenti, non ci fermeranno i provvedimenti, andiamo avanti!